Mentre prima credevo nelle cripto, ok, a livello di visione, di mission, di libertà, come qualcosa di forse anche utopico, adesso io non è che credo di più nelle cripto, non credo completamente nelle fiat. Allora, Ecco qua. buonasera a chi guarderà anche dopo. Il discorso che volevo fare, oltre un po' l'analisi, secondo me adesso l'importante è capire, cioè il piacevole problema adesso è come gestire la montagna di gain che è stata fatta e che si continua a fare. Perché non è che questo è un percorso fine a se stesso, no? Io so che purtroppo con la divulgazione in Italia siete abituati a vedere determinate cose, ma non funziona così nell'ambiente trading, non funziona assolutamente così. Se vuoi ottenere certi risultati, bisogna lavorare in una certa maniera. Quindi, cosa numero uno, concetto numero uno importante, la persona finanziariamente educata e quindi nella quasi totalità dei casi ricca di conseguenza, che parte da zero, ovviamente non con patrimonio alle spalle, non tiene valore in fiat. Perché io sono conscio e mi è ben chiaro che 5.000 euro in banca compro un chilo di pane, l'anno dopo compro 7 etti di pane, l'anno dopo compro mezzo chilo di pane. Questo in condizioni normali col tetto al 2%. Adesso che l'hanno anche tolto, è ancora peggio. Questo genere, a livello macroeconomico, chiaramente delle bolle, quindi ci sono degli spostamenti, sono ciclici da asset a asset, ok? Poi rimpoverisce tutto, sangue nelle strade, si compra e alla fine c'è sempre quel 10-15% che va a prendersi tutte le risorse dall'altro 85% che si guarda i pescatori di REF. E detto ciò, questo perché ve lo dico, per farvi capire. Cosa valutare quando voi vi ponete di fronte a un money management o a un futuro e come capire la differenza tra dove investire del tempo e dove perderlo nel guardare vagonate di informazioni buttate lì senza un senso. Il principio è personale, no? Io adesso credo, senza troppo, diciamo, fare i finti umili, io ho fatto per 10, ok? Senza vergogna, l'ho sempre pubblicato sul patrimonio un po' meno, ho fatto per 8. Però dal Bitfinex grande ho fatto per 10, calcolando 44.000 dollari cifra il 7-8 marzo, ok? In più anche gli altri che vedrete avete visto. Non sono pochi, ok? Però incassare anche mezzo milione, cioè vuol dire avere mezzo milione di carta igienica. Cioè uno deve essere lungimirante, soprattutto se poi vuoi sviluppare progetti che si automantengono, eccetera. Quindi non è, sì, bravo, ok, perfetto, è da marzo, è da febbraio che stai comprando, ok, bravissimo, tutto lì. Adesso secondo me viene difficile, perché quando vedi certe cifre, poi uno le proietta secondo il percepito, se non sei lungimirante stai poco, eh. Cioè, non sono cazzate, io non ho un'autovettura, ok? È un bisogno che in questo momento non migliora la mia vita, non ho bisogno che a montarsi da noleggio o se devo spostarmi trovo qualcuno. L'autovettura che avevo l'ho venduta per un Bitcoin, questo parecchio tempo fa, ok? Quindi già questo spiega. È chiaro che uno deve essere lungimirante, se l'obiettivo è comprare tempo e divertirsi, perché io quello che faccio mi diverte, devi pensare ad avere degli operai che lavorano per te. Solo che non possono essere esseri umani, perché lì c'è un rapporto umano, ma è semplicemente il denaro. Quindi, a mio parere, la funzione delle fiat è essere i nostri operai, per poi essere tolti da operai e comprare o tempo o beni o servizi, utili a migliorare la vita in base ai propri standard. Punto. Quando fai questo, ok? Quando questo è il tuo obiettivo e ti focalizzi, devi duplicare perché non le puoi fare da solo tutte le cose. Quindi, il mio obiettivo era duplicare, perciò, avendo fatto molto bene già all'epoca, l'ICO di IOTA, eccetera, eccetera, ricordo che io ho comprato 120 la prima tranche di Bitcoin, 180 la seconda tranche, ho comprato Ethereum i primi 100 a 5, i secondi 157, che poi ho venduto rispettivamente a 200 e 800 Bitcoin, a tipo 15 e 18
Ethereum, però in quel periodo lì, cioè, fai per tre, non è che da scalper porti a casa, poi comprati, ricomprati, stracomprati. Quindi ti devi far conoscere, ok, con che obiettivo? È lì che a me è saltato il pallino di dire, ok, adesso non è un mio bisogno, è un dovere. È un dovere divulgare certe cose. Purtroppo quello che c'è in giro parte dalle fondamenta sbagliate, cioè parte dal tetto e non dalle fondamenta. Quindi non ha senso che tu inondi la rete di ore e ore di analisi tecnica quando poi Refi, BitMEX, PrimeXBT, Binance, Coinbase, tutte piattaforme che noi trader neanche consideriamo, ok? Prima cosa devi mettere la persona di lavorare in sicurezza, di avere in sicurezza le proprie cripto, di usare strumenti seri, professionali, di evitarli già da subito il fast market. Cioè, quelle porcherie lì le devi usare per fare palestra. Tralasciando tutte quelle analisi complicate di Bitcoin dominance, Ethereum, è così semplice questo mercato, ragazzi. È un banco, ma è mesi che fai per due al mese, come ha detto Vanes, 5 minuti lasciando le trappoline. Non capisco come si possa perdere. Vabbè. Perciò, e lì già c'è il primo contrasto, no? Quindi io la prima cosa che dico, ok, intanto capite quello che state facendo, perché vedete se sposate la visione, profilatevi e iniziate a fare le cose in sicurezza. Cioè, un investimento deve essere liquido, De devo capire, cioè, sono i miei soldi, i miei operai, le mie risorse. A me, ripeto, mi sconvolge il fatto che si permetta a certe persone di continuare a far perdere soldi alla gente. E così è grave. Chiaro che se tu non hai la padronanza di tuo, se non hai obiettivi, non sai muoverti in sicurezza, vuol dire che molto probabilmente non lo stai facendo. Quindi hai bisogno di far vedere che hai fatto dei corsi per poi sperare che si iscrivano alle tue piattaforme e guadagnare $60 al giorno, $100 al giorno, quello che sia. Mettendo un sacco di robe, stocastico, RSI, medie, il MACD, incrocio, il Bollinger, Fibonacci, bla 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 bla, Elliott, Gantt, cicli annuali, mensili, settimanali. Follow the money, ragazzi, follow the money. Non mi stuferò mai di dirlo. Non fai per 10. Altra cosa fondamentale, l'ambiente. Adesso vedrete dei numeri importanti, ok, stupefacenti per alcuni versi. Grazie all'ambiente, punto. La conoscenza diretta di persone realmente coinvolte con conoscenze, Ulian Osp, Ewald con risultati, affiancare, far crescere il team in modo tale che certe cose che io non vedevo perché non mi interessavano, come i reflink, come i liquidity, determinate cose che facciamo con voi, con Michele, l'ambiente. Da insider è chiaro che io divento mastro pasticcere e prendo parte di quel mezzo milione, compro 100.000 cake e faccio un teorico di 24.000 euro in 3 giorni. Dopo ve li faccio vedere, tanto è tutto pubblicato in Academy. Ma non è perché sei lì, sei focused, sei capace, non hai bisogno di elemosinare. C'è gente che vende corsi 60 euro o chiede la carità con gli abbonamenti, quella gente lì ci serve per fare il contrario. E questo rispondo alla domanda di Cava, cosa ne penso di quei youtuber. Io li ringrazio perché appena, dopo vi dico l'operazione che è nata, appena aprono bocca facciamo un pacco di soldi, così sistematico, perché loro non li fanno ed è evidente che non li fanno, perché è solo un se, un ma, è una sfilza di ref e corsetti venduti in nero a 10 euro. E questa è la grande differenza, è questo che distinguerà. Quindi, prima cosa, quanto credete nelle fiat? Questa è la prima domanda da fare, non quando devo vendere, perché l'azione di vendere implica che voi rinunciate a una riserva di valore, ok, per avere denaro fungibile e spendibile. E in base alle vostre esigenze per rimanere in vita e costruire, decide, non c'è un giusto o sbagliato, lì è giusto o sbagliato incassare. Perciò la risposta a quella domanda lì è esattamente questa: non c'è un giusto o sbagliato di quando venderli. Anch'io ho venduto 3 Bitcoin e 65 per spostarmi su un progetto che me ne ha fatti guadagnare 25 mila euro
in poco tempo, adesso vi faccio vedere, di chi ne parla di questo progetto? L'avete sentito? Guardate tutti i video, le migliori coin mai citato. Cioè, questa sarà probabilmente la blockchain che parte dal nativo Bitcoin, penso più performante in ogni termine nei prossimi 5 anni, zero. Performance mensile 400%, adesso ve lo faccio vedere. Perciò, io non mi stancherò mai di dirlo, sono le azioni semplici che sono difficili da fare. È chiaro che non può sempre salire, è chiaro assolutamente, dipende dall'orizzonte temporale. Io ho spostato, ho monetizzato sui massimi, ho spostato e ho cambiato l'operatività. Il conto, quello piccolo, da 15.000, è arrivato a 71, ne ho tolti 2,5 circa per andare appunto su Cake DeFi, e adesso lascio lì con 69 e fermo. E vi faccio vedere gli eseguiti, l'ultimo eseguito serio, diciamo di trading, l'ho fatto tipo il 20 dicembre. Dopodiché li ho fatti l'altro ieri appunto per vendere un po' di shitcoin che avevo e comprare Bitcoin da mandare su Bitrex per prendere DeFi. E basta, lascio lì in funding. Ok, questo è il grafico di DeFi Chain contro Tether. Adesso sabato 30 alle 14 c'è un evento su un room virtuale aperto a tutti che fa Cake, dove interverrò io. Parteciperò anch'io, quindi penso sia il posto più giusto dove diciamo parlare di questo progetto. Io non aggiungo altro, nel senso, fatevi delle domande su come mai una roba del genere nessuno l'abbia citata e noi in Academy abbiamo iniziato ad avere la possibilità di comprarla a 0,2. Punto. Non ha senso andare avanti perché poi anche esagerare nell'umiliazione pubblica di altre persone, secondo me, non è nobile. Facciamo parlare i numeri, ok. Per chi non sapesse leggere questa cosa qua, performance nelle 24 ore, performance nei 7 giorni, performance nel 2 settimane, nell'ultimo mese ha fatto il 416%. Quindi come diversifico? Qua, come avete visto con le copertine, diversificazione valutaria, e qua sono diventato mastro pasticcere. La schermata che più di qualcuno ha visto nell'Academy, controvalore circa l'11 dell'1 di 178.000 per le 100.000 DeFi messe a staking, valore attuale 225.000 euro, quindi non posso incassarle chiaramente perché sono freezing, sono congelate 6 mesi, ben venga, perché punto di incassarle a 4 nella peggiore delle ipotesi. Comunque teorici, ripeto teorici, quindi come è arrivata qua, può anche andare a 1, sottolineo e ripeto, teorici, ok? Sono 50.000 euro. Questa è un po' la differenza tra ti vendo un corso che ho preso da un altro a 70 euro oppure dammi l'elemosina, o entri in un ambiente in cui capisci dove vuoi arrivare e ti ci fai portare. E questo costa. Tempo mio costa, tempo di Evo costa, tempo di Maurizio costa, ed è giusto che sia così. Punto è semplice. Cosa voglio aggiungere? Questa cosa qui, ok, porta reward ogni 3 ore. Ma mettiamo caso che rimanga così come prezzo, ma anche che vada a 1. E ve lo faccio vedere in diretta, non ho nessun problema, non ho nessun problema. Cioè, sono 14, 5, 14. 8, 14, 15, 4, 7, 14, 14, 12, cioè viaggiamo una media di 10, 11 DeFi ogni 3 ore. Con questa che è così, cioè solo oggi ha fatto più 15 ed è a un quarto degli obiettivi, ma perché non ve ne parlano di sta roba in giro? È chiaro che dopo, cioè fai 1 o 2 anni così, puoi permetterti di divertirti, fare duplicare, curarti tuoi ragazzi, quello che sia, cioè quello che sia, perché lavorano per te, punto. Chiaramente non deve essere tutto completamente illiquido. Se fosse un crollo, cambiassero le condizioni e quindi avrei bisogno delle fiat per i progetti che voglio portare avanti, pace, questi 4 mesi scadono, li porto. La differenza noi l'abbiamo vissuta nel 2017. E prendemmo una doppia cifra di Bitcoin in totale 1.500-1.800 dollari. A 13.000 la parte che era, diciamo, condivisa, che era una decina, io de ho deciso, erano parte di una prima società, diciamo, ho deciso di venderli a 13.000. Dai 13 ai 20 ho preso tanta merda, ok?
cazzo, dobbiamo arrivare, hai venduto, non vedi così colà? E io zitto, muto, perché era sulla base di nulla. Cioè, cerco di spiegarmi con una metafora. Io non ho che, mentre prima credevo nelle cripto, ok, a livello di visione, di mission, di libertà, come qualcosa di forse anche utopico, adesso io non è che credo di più nelle cripto, non credo completamente nelle fiat. E questa è la differenza. Cioè, non credo che un sistema dittatoriale sanitario basato sull'avidità di pochi che sfruttano l'ignoranza che il popolo gli permette di utilizzare per il loro arricchimento può essere sostenibile. E quindi qualcosa succederà. Perciò non è che riamo follemente le cripto perché faccio 1 milione all'anno. No, mi fa cagare. Cioè, non credo nelle fiat. Non riesco a trovare in un bene fungibile stampato sulla base di niente che ha un'inflazione galoppante qualcosa che migliorerà la mia vita in futuro in questo momento. E questa è la differenza. Quindi passo a un cavallo che è sempre nella stessa scuderia, ma ancora tanta strada davanti. E lo faccio con una cifra importante, perché non è facile a uno scalper che viaggia sui 3-4K a giorno dirgli: congela 200 e passa mila dollari per 6 mesi. E potenzialmente, io faccio i conti del potenziale mancato guadagno, non è che sono felicissimo. Dopo vedo quelle cifre e dico: e qua è la cosa difficile. Poi non dipende anche il senso temporale, no? Su quando uno vuole vendere, in base a cosa? Cioè, quando puoi avere bisogno di quegli euro, ok? Privartene perché? O se hai raggiunto un obiettivo, puoi sempre vendere, ci sarà sempre l'occasione per ricomprare. E non c'è un vendo alto, vendo basso, perché se io vi dico che a fine anno un Bitcoin vale 100.000, comprarlo 35, comprarlo alto e comprarlo basso, è sempre lì il discorso.